Continua l'accoglienza dei profughi ucraini a Chieti. Una filiera istituzionale ben collaudata e organizzata tra prefettura, comune e questura ha consentito di essere una delle prime città in Italia ad accogliere cittadini ucraini scappati dalle terre in cui si continua a combattere. Fondamentale è stato l'aiuto delle associazioni di protezione civile che hanno contribuito anche alle somministrazioni dei vaccini. Queste persone, queste povere famiglie, soprattutto rappresentate da madri con figli, sono state subito accolte, identificate per chi ha voluto sottoporsi al vaccino, anche vaccinate nello stesso giorno e nello stesso luogo, precisamente alla palestra di Colle dell'Ara, e poi collocate o in appartamenti privati oppure nei due alberghi maggiori che abbiamo sul territorio cittadino, il Parco Paglia e il Grande Albergo Abruzzo. All'incirca sono un centinaio di persone a tutt'oggi, con un 20% di bambini che oggi vediamo felicemente giocare in questa palestra di Pala Santa Filomena. E per quanto riguarda invece i prossimi step, come si sta lavorando in direzione futura? C'è sempre un'organizzazione messa in atto da Padre Anatoli che si affianca alla vostra? Sì, senz'altro, un ringraziamento a Padre Anatoli che riesce a far arrivare gli aiuti sotto tutti i punti di vista, alimentari, vestiari, medicinali, fino a Kiev. E per quanto riguarda invece le postazioni che teniamo aperte a Chieti, sotto l'egida e la sorveglianza delle associazioni di protezione civile, ho dato l'input di mettere da parte questi aiuti, sia appunto alimentari che di vestiti, per coloro che sono nella nostra città e che comunque cominciano ad avere necessità di tutto.